Andrea Viero, assessore all'ambiente del comune di Bassano di Grappa. Beh, è difficile non aderire ad un'iniziativa del genere, perché la progettualità in merito al fiume deve sempre partire dai concetti base. Uno che è la conoscenza del territorio e la seconda è la conoscenza delle biodiversità che ci sono nel fiume. E di fatto, per conoscere queste diversità, è necessario amare il fiume. Il messaggio che voglio lanciare alla cittadinanza è che il fiume è vita, l'acqua è vita, e quindi bisogna partire dal fatto che il fiume va rispettato.